Dalla cerchia dei miei amici, dagli attici dei Parioli hanno votato PD. Quindi gli attici hanno votato PD. Questa è l'unica fortezza rossa, la Stalingrado del PD. Davvero? Sicuramente non da me. Lei non le ha votati? No, assolutamente. Colpa famosi di Radical Chic, questo non c'è dubbio. Tanti ricchi che poi votavano PC o PD perché fa figo in certi ambienti. Il PD è crollato ovunque, ma c'è una roccaforte rossa che sopravvive allo tsunami giallo. È il quartiere Parioli di Roma. I Parioli sono diventati la fortezza rossa. Non so se è proprio rossa. Ma i Parioli sono di destra, di sinistra. Sono stati sempre di destra. Qui nei salotti della Roma Bene, in pieno centro storico, si va in controtendenza. Si premia il renzismo. Il PD è il primo partito. I voti raccolti sono quelli dei tempi belli, sopra il 27%. A me la squadra mi è piaciuta. Qui non c'è problema di immigrazione, non c'è problema di nulla, quindi la pancia non ha lavorato. Qualcuno ha denominato, battezzato il PD il partito dei radical chic. Può anche darsi. Io sono radical chic, quindi è votato dalla gente che sta bene e che non vuole cambiare la situazione. Ci sono i figli, tra virgolette, di papà, notai, avvocati, per i quali la crisi economica non è esistita, non si sente, non si percepisce. Parioli come una piccola Stalingrado, non si arrende, qui i cosiddetti barbari non passano. Meglio del 5 Stelle sicuramente, meglio il PD del 5 Stelle. Ti sento un po' più radical o un po' più chic, diglielo un po'. Tutte e due. E in questo quartiere d'élite, tra villini incastonati nel verde, è cresciuto il ministro Carlo Calenda. Calenda le piace? Calenda mi piace. Lui ha detto faccio parte di un'élite. È giusto che esista anche l'élite, no? Non è che siamo tutti uguali. Non è affatto vero che è pieno di figli di papà. I poveri possono diventare ricchi, c'è mobilità sociale in Italia? Assolutamente, come no? I ricchi sono di meno rispetto ai poveri. Sono destinati a sparire, più che altro. Chi è che ha sostituito la sinistra? Salvini con la Lega e i 5 Stelle. Ma Calenda è di sinistra? Oggi la lotta è nel cercare la sinistra, cioè veramente non si trova più. Rispecchia molto il PD attuale, la nuova destra. Now, aye, aye, aye.